Il settore vita sta vivendo uno straordinario sviluppo. Quali sono le ragioni di questo successo? Il settore vita punta con decisione a superare la barriera dei 100 miliardi di euro. Si tratta di un risultato di assoluto valore, specialmente considerando il fatto che avviene in un periodo di crisi perdurante da anni. Devo dire che le ragioni di questo successo sono tutte riconducibili alla crisi, nel senso che innanzitutto le gestioni separate sono state il vero motore di questo successo. Le gestioni separate vivono un momento molto particolare perché danno dei rendimenti che sono di molto superiori a quelli dei titoli di Stato, quindi sono in una posizione di assoluto vantaggio rispetto alle altre tipologie di investimento. Poi c'è da dire che con la crisi i risparmiatori tendono ad essere molto più attenti a quello che è il livello di protezione offerto dagli investimenti, tendono ad essere molto più attenti a quello che è il concetto di protezione delle persone in senso lato, quindi sono più attenti al futuro dei figli, eccetera. E in questo le assicurazioni possono giocare un ruolo da leader, assolutamente. Inoltre le assicurazioni beneficiano ancora di importanti vantaggi fiscali che, sebbene siano stati ridotti nel corso degli anni, hanno ancora una certa importanza, specialmente per quanto riguarda la trasmissione del patrimonio. Quale sarà la vostra strategia nei prossimi anni? La nostra strategia è già stata scritta all'inizio del 2013, quindi circa 2 anni fa. Si basa su prodotti, distribuzione e de-risking. Quindi cerchiamo di fare prodotti che siano allo stesso tempo più appealing per i clienti, ma anche più robusti per la compagnia e che diano più soddisfazione agli intermediari. Cerchiamo di ridurre il livello complessivo delle garanzie finanziarie alle quali la compagnia è esposta, questo per dare sempre dei rendimenti che siano attraenti per i clienti, e infine facciamo leva sulla distribuzione su entrambi i nostri canali. Per quanto riguarda in particolare la banca assicurazione, cerchiamo di lavorare con banche che siano molto vicine al cliente, banche territoriali, banche di dimensione medio-piccola, per le quali il cliente è al centro dei loro progetti. Pensate che il mercato possa crescere ancora? Crediamo che il mercato possa crescere ancora nonostante delle riduzioni fiscali che sono all'orizzonte. Ci sono state anche nel passato e il mercato ha dimostrato di saper superare queste difficoltà. Credo che la crescita avverrà cambiando i prodotti, cambiando il modello di distribuzione, ma soprattutto facendo leva sul CRM. Quindi andiamo incontro ad un mondo sempre più tecnologico, un mondo sempre più all'insegna dell'innovazione, della semplicità, della modularità. Per questo il CRM credo che sia un aspetto chiave del prossimo futuro e credo che le banche, grazie a tutte le informazioni strategiche delle quali già dispongono relativamente ai loro clienti, possano giocare nel prossimo futuro un ruolo da assoluto protagonista in questa sfida.